Intanto che finiamo di prepararci, di sistemarci e di partire con il nuovo panel, abbiamo qui un signore che è segnato anche sul nostro programma, quindi è ufficiale in tutti i modi, che è un post giornalista, nonché guastatore della notizia, si chiama Davide Rossi e fra le varie partecipazioni è stato anche un lercio, che non so cosa voglia dire al giorno d'oggi, ma insomma un tempo qualcosa significava Sì, evidentemente. sì, sì, E sì. adesso ci racconta un po' di notizie velocissimamente a modo suo, dopodiché cominciamo il nuovo dibattito. Esatto. Vabbè, adesso salto un po' di robe che volevo fare prima, magari se ci sarà tempo poi le farò dopo e coinvolgo direttamente la gente che c'è qui, così sono meno protagonista. Questo è il nome sobrio che abbiamo scelto per il nuovo progetto, io e altri due ex autori di Lercio. Gola profonda, perché giornalisticamente mi insegnate che le gole profonde esistono, quindi non pensate male. Ora, quello che vi vado a sottoporre adesso è un elenco di notizie, alcune vere. Come? Sto un po' più lontano da lei o dal microfono? Dal microfono, bravo. Risposta esatta. Bene, dicevo, quello che vado a sottoporvi è un elenco di notizie. Vi chiederò semplicemente di dire se sono vere o se sono false, secondo voi. Alcune le ho scritte io e altre le ha scritte il giornalismo reale. Quindi vediamo un po'. Questa è la prima. Dichiarata morta, si sveglia nella cella frigorifera dell'obitorio, ma muore per ipotermia. Ora, vediamo, le mani ce l'avete, penso di sì. Vediamo chi dice che è vero. Alzi la mano, vediamo se qualcuno dice che è vero. Nessuno. Lei, va bene, ok. Ho una. Mutilati, non lo so, magari ho scelto la cosa sbagliata. Vediamo, vediamo. Quindi gli altri dicono che è falsa. No, è vera. È vera, è avvenuta in Russia. La polizia sta indagando per individuare eventuali responsabili. Qualcuno ci sarà, qualcuno ci sarà. Vediamo la prossima. Sondaggio shock di Libero. Avreste abortito se aveste saputo prima che vostro figlio sarebbe diventato gay? Chi dice vero? Vediamo. Su. Grande fiducia nel nostro giornalismo, vedo. Ottimo. Chi dice falso? Vediamo. Uno. Giusto. Infatti, bravo. Bravo, perché questa è falsa, l'abbiamo scritta noi, ma l'abbiamo scritta sulla scia di alcuni meravigliosi sondaggi. Io vi invito a leggere la sezione sondaggi di Libero perché sono dei maestri per quanto mi riguarda. Ne ho portati alcuni, ad esempio questa. Questa è vero, eh? Come reagireste se vostra figlia facesse un film porno? Ci sono anche delle opzioni, che ovviamente non potevano mancare. La diseredo, così, moderatamente. Non la faccio più uscire, ci può stare. Guarderei il film, e giuro che è vera questa risposta. L'aborto a Teheran, così, in gita la porta a Teheran. Quindi, chi guarderebbe il film, per curiosità, sulle mani? Sempre lui, lei è un mito. Sì, anch'io comunque, lo guardiamo insieme, vediamo. Non ho una figlia, ma in caso. C'è anche questa che è uscita quest'estate, molto bella. Vi fa più paura il ragno violino o Luigi Di Maio? Non lo so, c'erano anche qui delle opzioni. E questa è l'ultima che ho portato, ma davvero è pieno. Secondo voi andare a letto con una bambola gonfiabile è tradimento? Attenzione alle opzioni. Sì, ok. No, ok. Solo se ti scoprono. Non è dato a sapere chi. L'altra bambola gonfiabile con cui avete un rapporto, non lo so. Vediamo questa. Il timer in cucina è troppo rumoroso, i vicini temono che sia una bomba e chiamano la polizia. Chi dice vero? C'è una fiducia generale dell'umanità che spaventa. Chi dice falso? Vediamo. Crediamo che sia vero. No, è nostra questa, è mia. Sì. Però poteva essere credibile. Attenzione, questa è recente. Spende una fortuna per assomigliare a Beckham, poi cambia sesso. Voglio essere Victoria. Chi dice vero? Tu speri sia vero perché va bene, vuoi conoscerlo? Sì. Chi dice falso? Vediamo. La. Attenzione, no, è vera. È ver sei felice di questa cosa? È un genio, sì.
Adesso hanno anche due bambini, Victoria e David Beckham, quindi magari farà tutta la famiglia prima o poi. Comunque l'ha scritto Leggo, quindi non lo so, è da prendere un po' con le pinze per quanto mi riguarda. Vediamo questa. Vuole fare causa ai genitori a 27 anni. Mi hanno fatto nascere senza il mio consenso. Chi dice vero? Vediamo. La... Vabbè, un po' di gente che non voleva nascere, probabilmente. E comunque è vera. E ha ragione, secondo me. Non fa una piega al suo ragionamento. Questo non voleva nascere, l'hanno fatto nascere senza chiederglielo. Vediamo la prossima. Abbiamo bisogno di soldi, prestiti, fa installare il videopoker nella sua scuola. Chi dice vero? Vediamo. È impossibile, dite. È vero, in effetti no. È nostra, quindi... Però potrebbe essere un'idea per risolvere i problemi economici delle scuole. Ecco, attenzione, evade dai domiciliari per andare a trovare un amico ai domiciliari. Chi dice vero? È vera perché è bella, sì, anche lei ha ragione. E in effetti è vera. Sì. Evade, che al mercato mio padre comprò, finiva così la notizia, andata avanti all'infinito, erano tutti ai domiciliari. Questa è l'ultima, vediamo. Moda, in arrivo le ballerine da uomo. Chi dice vero? Ce le ha? No, ok, va bene. No, meno male perché questa è falsa, ma esattamente un anno dopo che è stata scritta è arrivata questa notizia, quindi abbiamo dato un'idea. Ecco le ballerine da uomo, i primi modelli visti alla Milano Fashion Week, la cosa non si ferma qui. Perché il nostro vero dramma è che abbiamo dato un'idea e abbiamo contribuito a quest'altra cosa. L'Apo Elkana Venezia ci va con le ballerine. Sui social scoppia la polemica e di questo ci vergogneremo per sempre, credo. Grazie. Grazie David Rossi, che ci fa un po' sorridere, ne abbiamo tanto bisogno. Allora, adesso parliamo del contratto USPI. Il contratto USPI è una bella cosa, soprattutto perché permette a molti giornalisti di rientrare nell'agone, come si dice, e dalla porta principale. Quindi vi presento velocissimamente i nostri relatori, dall'ultimo a venire verso di me, quindi là in fondo abbiamo Luigi Cobisi che è un commercialista e che ci aiuterà, commercialista ed è anche stato a lungo consigliere dell'Ordine Nazionale e ci aiuterà a comprendere, proprio perché è anche esperto di materie che hanno a che vedere con il nostro lavoro, ci aiuterà a comprendere le dinamiche, come dire, più stringenti dal suo punto di vista sull'applicazione di questo contratto. Accanto a lui c'è, vabbè, Lazzaro Pappagallo, l'avete visto prima, che è segretario dell'Associazione Stampa Romana, quindi è la parte sindacale, lui teoricamente non doveva esserci a questo panel, si è prestato perché è arrivato in ritardo a quello precedente, e comunque una componente sindacale mi sembra importante averla a questo tavolo, evidentemente. Accanto a lui ci sono due editori, in realtà sono tre e quattro, perché poi queste quattro persone sono tutti giornalisti e in parte anche editori. Ora Davide, che è il primo del Davide De Crescenzo, che è il primo della fila, in realtà non è editore, è direttore di un sito che si chiama In Toscana ed è anche naturalmente giornalista. E lui, tra l'altro, prima del contratto USPI FNSI utilizza insomma già figure professionali che poi sono state messe nel contratto USPI FNSI e che prima non erano presenti nella contrattazione per il nostro mestiere, naturalmente. Daniele Reali, accanto a Davide, è un editore, fa parte di ANSO ed è uno che probabilmente applicherà questo contratto se non l'ha già applicato. Accanto a Daniele c'è Enrico Aguilante che è un editore lui stesso, naturalmente, però in questo specifico panel è nelle vesti di fiduciario dell'INPGI. Lui vive e lavora in Piemonte, e ha una serie di siti ed è appunto editore. Ho detto INPGI? Fantastico, non c'entra nulla, ma è evidentemente un lapsus freudiano di USPI, naturalmente, dell'Unione Stampa Periodica Italiana, che è appunto la firmataria insieme all'FNSI del contratto.
E poi c'è Saverio Zeni, che avete già visto nel panel precedente e che è qui sempre come sia vicepresidente di ANSO, ma anche come editore lui stesso, che potrebbe beneficiare di questo contratto. Allora, vediamo velocissimamente, prima di dare la parola intanto ad Anghilante, per due motivi: uno perché come dire, è il titolare insieme all'FNSI del contratto, e due perché deve abbandonarci un pochino prima perché c'ha altri impegni che lo costringono a scappare via velocissimamente. Quindi il contratto è stato firmato nel 2018, vedete, a giugno, ha valore fino a maggio del 2020, alla fine di maggio, quindi insomma 2 anni solari esatti, però si dice anche nel contratto che viene tacitamente rinnovato anno dopo anno se non ci sono cose che lo invalidano per qualche motivo. Una cosa che abbiamo notato immediatamente studiandoci il contratto è questa clausola qui, che è molto bellina secondo me: sono escluse dall'applicazione del presente contratto le piattaforme digitali definite over the top. Quindi se Google volesse applicare il contratto USP-FNSI non lo può fare, per capirsi, e mi sembra una cosa carina su cui magari poi ragionare un attimo. Un'altra cosa che dice il contratto è questa: la legge su ordinamento della professione giornalistica garantisce l'autonomia professionale dei giornalisti e fissa i contenuti della loro deontologia professionale. Ora, questo non è che lo dice soltanto questo contratto evidentemente, no? Lo dicono tutti i contratti a cui è assoggettata la nostra categoria professionale, cioè i giornalisti. Però mi sembra, e io questo l'ho riportato nella slide apposta, che invece dalla categoria giornalistica ultimamente questo aspetto qui un po' sfugga, le maglie si siano un pochino allargate e un pochino si faccia si concedono parecchie deroghe a questa cosa. Ecco, ricordiamoci sempre che c'è una legge che fissa in modo preciso quali sono i nostri obblighi deontologici. E poi qui entriamo nel merito della questione, cederei la parola ad Anghilante, poi naturalmente ritorniamo piano piano, seguendo la sua esposizione, su altre cose che abbiamo evidenziato in queste 20 slide tratte dal contratto, no? Per capire bene di che cosa stiamo parlando. Allora, qui c'è la definizione di giornalista secondo il contratto USP-FNSI, che poi immagino sia molto simile alla definizione di giornalista che dà il contratto FNSI-FIEG, evidentemente. Quindi si intende per redattore il giornalista, professionista o pubblicista che presta la sua opera nella redazione con continuità, responsabilità di un servizio e vincolo di dipendenza. Queste sono, come dire, l'assunto. Quello che succede dopo è che, assimilabili a questo specifico oggetto che è il giornalista così come viene definito, nel contratto USP-FNSI ci sono nuove figure. E io da qui partirei con Enrico Anghilante, che poi naturalmente può dirci anche tante altre cose, però lo introdurrei da questo momento in poi. Bene. Buongiorno a tutti, grazie della presenza. Ogni intervento che USPI, l'Unione Stampa Periodica Italiana, che dal 1953 si occupa di tutelare gli interessi degli editori nelle riviste cartacee e adesso anche online, è l'occasione per poter parlare della nostra realtà associativa e di quello che si è fatto. Questo è quello che si è fatto: si è fatto un contratto, lo si è firmato con l'FSNI. C'è un contratto a disposizione di tutte quelle testate, di quegli editori che vogliono, che ritengono, che hanno le caratteristiche, no? Renzi, insomma, che possono applicarle. Allora, io non so quanto in sala l'argomento contratto possa essere determinante, ma sicuramente fuori sul marciapiede, dove ci si auspicherebbe di trovare delle persone che il giornalismo lo facciano davvero, è l'elemento radice per regolare il rapporto con gli editori. E parlo da editore puro, io faccio solo l'editore, non ho tessera giornalistica, non sono in alcun modo coinvolto nella scrittura, nella fotografia, nel video, nel social, insomma in tutto quello che voi volete. Quindi faccio il mestiere editoriale e basta. Il rapporto tra editore e giornalista deve essere ricongiunto e questo contratto lo può fare, perché questo contratto è sostenibile. Cioè ridà una dignità al giornalista con importi dignitosi, perché forse è arrivato un po' il momento, insomma,
di guardarsi negli occhi con le prestazioni occasionali, che è la terza di occasionale, non hanno più nulla, nulla. Forse è arrivato un po' il momento di chiedere al proprio editore una remunerazione equa per le cose che si fanno, e se l'editore non è in grado di erogarla, farsi delle domande anche sul perché. Perché se siamo una start-up ci possono essere tanti motivi, ma se vado da un editore che da 10 anni fa l'editore, 8 anni, 7 anni, e nel percorso di equilibrio viene detto non ci sono i soldi dal mercato, non li troviamo, ognuno è corretto che si faccia delle domande. Questo contratto risponde in parte, Renzi, a queste domande, perché ti permette di avere un collaboratore della redazione, un redattore, un coordinatore, un praticante, figure ben definite, con incarichi ben definiti. Quando vediamo scritto 36 ore, 28 ore, insomma, un giornalista che conta le ore, mi viene un minimo difficile da immaginare. Un giornalista che conta i minuti, lo trovo col counter, lo trovo un po' difficile da immaginare. Però anche lì occorreva uniformarsi a una normativa. Tu citavi il ritiro della firma, che non so quanti applichino ogni tanto, quando si trovano i loro pezzi completamente cambiati e quando quel cambiamento che c'è stato, soprattutto i più giovani, se lo digeriscono perché il direttore ha scelto così ed è nelle parti della scelta del direttore. Se poi il direttore, anche l'editore, piace un po' meno, ma fa lo stesso. Il diritto della firma è un diritto sacrosanto del giornalista, togliere la propria firma sotto, e quindi viene lasciata bianca piuttosto che scritto semplicemente redazione. Molti di voi però si chiederanno anche, corretto e legittimo, quanto vanno a guadagnare queste figure, perché si parla di valori. Quindi qua si parla di valori e poi ci sono i pesi contributivi, che solitamente non si vanno mai a scrivere, ma che esistono. Allora, un collaboratore della redazione viene inquadrato come il praticante con 1.300 euro mese. Non sarà lo stipendio più bello del mondo, ma uno stipendio di dignità. Migliore sicuramente di dover fare 75 uffici stampa, 50 euro ognuno, per arrivare a 1.300 euro al mese. Il redattore con meno di 24 mesi a 1.400, il redattore con più di 24 mesi da 1.500 in su. Questi sono i valori tabellari minimi. L'incidenza del peso che viene fatto per l'editore porta mediamente ad avere un 2/3 di aumenti di oneri, come vengono chiamati. Quindi quello da 1.300 costa più o meno 2.200-2.300 euro al mese come costo finale lordo. E nei costi finali lordi troppo spesso ci si dimentica che il costo finale lordo muta in base alle singole situazioni dei singoli dipendenti, perché troppo spesso si fanno questi discorsi come se stessimo al mercato, e invece non è così. I costi finali lordi mutano se hai figli a carico, non hai figli a carico, se sei separato, se sei sposato, se hai un bene di proprietà, se non hai un bene di proprietà, quindi ci sono tutta una serie di variabili. Diciamo che mediamente un collaboratore della redazione che ottiene un netto busta da 1.300 euro, perché qua si parla di busta, quindi busta che esce ufficiale, contratto ufficiale, che produce busta paga. Busta paga è anche quella cosa che le banche richiedono per dare un mutuo a un ragazzo giovane che vuol farsi una casa. E questa era un'altra problematica oggettiva, nascosta e sottintesa nella ricerca del contratto. Fare in modo di poter avere documenti fiscali che vengano riconosciuti dagli istituti, qualunque se siano, per erogare un prestito, per erogare un mutuo, per far crescere delle famiglie, insomma, tutte quelle cose che sono fondamentali, che vanno oltre la partita IVA, perché in questo campo si sta parlando di un contratto tra le parti. L'incidenza quindi per quanto riguarda un editore è circa i 2.200-2.300 euro a seconda della persona che tu hai davanti. Il contratto poi si rinnova di anno in anno, quindi non ha altre formule. E la parte importante, perché molti non lo sanno, è la parte di assistenza sanitaria integrativa, cioè la CASAGIT, termine che di solito quando presenti a degli under, diciamo 40, a volte anche under 50, non hanno assolutamente idea di che cosa si tratta. La CASAGIT, cassa integrativa, diciamo, per fare una cosa più semplice, non volerci nascondere troppo, è quella che ti permette di avere tariffe agevolate per le visite per gli occhiali, per il dentista e per tutta una serie di prestazioni mediche definite di base, esami di base, insomma, non quelli super avanzati. Anche qui
è una forma di tutela che non esisteva in nessun altro tipo di contratto o di accordo parasindacale precedente che poteva esserci. Quindi il riconoscimento di una CASAGIT, che non è il livello massimo della CASAGIT, ma che è cosiddetta una CASAGIT leggera, permette però al giornalista che è inquadrato di presentarsi nei punti convenzionati e ottenere lo stesso tipo di dignità. Giustamente tu parlavi di contratto applicato non agli over the top, gli over the top sono i grandi player, over the top in realtà sarebbero soltanto Google, Facebook, Booking e pochi altri, ma qua per over the top si parla poi genericamente di testate nazionali che coprano tutta quanta la nazione, a meno che non abbiano una caratteristica diciamo da onlus, perché la testata di Mentana inquadra i propri giornalisti con questo contratto. È una testata nazionale, Open è una testata nazionale, la inquadra con questo contratto perché non ha il dividendo sugli utili, quindi prevede che insomma tutti quanti quelli che sono i soldi che circolano all'interno dell'impresa sociale vengano poi ridistribuiti in modo sociale tra le parti, e quindi questo caso ha permesso l'applicazione di questo contratto. Se invece ci fossero delle formule particolari di società sul nazionale, non potrebbero essere ricomposte in questo tipo di contratto, dovrebbero andare su altri tipi di contratto. All'interno delle qualifiche c'è molto da fare, e chi fa il mestiere sia cartaceo che online sa bene che certe qualifiche oggi, che sono nuove, sembrano già desuete, perché non parliamo in alcun modo del collaboratore di redazione che si occupa ad esempio della parte video. Viene dato un po' per scontato che faccia anche qualcosa, ma non c'è un focus sull'uomo di redazione che si occupa della parte video, non vi è un focus sul mondo social, che peraltro viene dato come organico al mestiere del giornalista nuovo, talvolta sì, talvolta no, non vi è un focus sul giornalista che poi si sposta ad altre attività, non vi è un focus su quello che è il, qui parliamo di praticante, ma il praticante che poi diventa professionista, invece noi dobbiamo anche ricordarci di tutte quelle persone, e chi è in sala lo sa bene, perché chi è giornalista forse ha fatto così, e chi è editore sa quante email arrivano nella posta del direttore con scritto "vorrei prendere il tesserino", quella mitica frase "vorrei prendere il tesserino", sulla quale non andiamo a parlare perché altrimenti ci mettiamo in un ginepraio. Sta di fatto che la risposta al "vorrei prendere il tesserino", non esiste un inquadramento diretto che ti possa mettere, quindi ricadi nelle prestazioni occasionali, in cococò di INPS che non hanno nulla a che vedere con l'INPGI, perché d'altra parte ti vorrebbero, insomma, la situazione è, c'è tanto da fare, ma c'è qualcosa da cui partire. E dovete pensare che per chi ad esempio è nato nell'online, io il 5 maggio divento maggiorenne, sono 18 anni che faccio questo mestiere, essere rimasti per circa 15 anni senza una traccia reale di contratto, perché non interessava a nessuno, non era proprio bellissimo, perché Serie A, Serie B, Serie C, manco nell'interregionale ci facevano giocare, perché non era proprio bellissimo. Questo contratto mette le cose a posto, permette agli editori che vogliono uniformarsi di farlo, permette anche agli editori che non si uniformino magari di essere un po' verificati e capire perché hanno deciso di non uniformarsi. Perché se prima potevi dire "è una giungla", oggi il termine "è una giungla" non esiste più. Oggi c'è lo strumento per mettere in regola in modo, insomma, abbastanza adeguato quelle che sono le figure giornalistiche all'interno di una redazione. Per cui anche lì, editori che dovessero dire frasi maledette, che sono quelle "ah, non ti posso fare un contratto", "ah, no", facciamocene una ragione. Cioè, oggi il contratto c'è, è sostenibile, magari non per quelli piccolissimi in forma totale, ma anche per loro c'è la possibilità di sostenersi. Quindi non vale più la regola, non abbiamo strumenti per regolarizzare le posizioni dei giornalisti.
non è più una risposta accettabile. All'interno di questo contratto ci sono 4 figure, sono spiegate bene, sono facili per chi volesse avere il librettino verde e quindi volesse poterselo leggere con calma. Basta sulla mia mail, che è uguale al mio nome e cognome, enrico@anghilante.it, mi scrivete, io vi mando il file, così ce l'avete, ve lo guardate, vi confrontate e prendiamo coraggio, editori e giornalisti, nel dirci le cose come stanno. I giornalisti nel chiedere il loro posizionamento, non c'è dubbio. Gli editori, online o non online che siano, nel dare il corretto posizionamento alle persone. Fermiamoci un attimo qui, Enrico. Il contratto si può naturalmente scaricare anche dal sito dell'USPI in formato PDF. Fermiamoci un attimo qui e guardiamo un secondo. Innanzitutto dal punto di vista fiscale, visto che abbiamo la fortuna di avere un commercialista e un esperto di problemi della nostra professione, io so che il nostro amico si è studiato, come è giusto che sia, insomma, Luigi Covisi si è studiato il contratto, quindi volevo da lui un primo passaggio su appunto sulla sostenibilità del contratto e sulle possibilità che ci permette di avere. Grazie. Direi questo, che è molto interessante il fatto che si ritorni a parlare di lavoro dipendente in un campo in cui in questi ultimi decenni se ne è parlato veramente poco o lo si è escluso in una quantità di casi. Questo è molto interessante perché di fatto, da un punto di vista amministrativo, fiscale, previdenziale, le figure che vengono qui contrattualizzate sono figure di lavoro dipendente, dunque perfettamente chiare, come diceva il relatore precedente, non c'è alcun dubbio che da questo tipo di rapporto esca una comunicazione unica, come si chiama, a fine anno, che attesta qual è stato lo stipendio della persona, qual è la sua posizione e di conseguenza gli permetta di mostrare la famosa busta paga in tanti ambiti in cui viene richiesta la dimostrazione di una certa stabilità di lavoro. Questo è sicuramente un dato positivo. Naturalmente sul piano fiscale non c'è nessuna differenza rispetto a qualunque tipo di lavoro dipendente e pertanto, diciamo così, non si riscontra nessuna differenza rispetto ad altri lavoratori. Anche questo è un fatto positivo, perché ci si pone su un piano di parità, per cui a un certo punto tutte quelle eccezionalità, tutte quelle fantasie che sono state utilizzate in questo campo possono venir meno. Certo, dovrà essere fatto un grande lavoro di disseminazione su questa vicenda, perché bisogna pensare che gli ambiti in cui questo potrebbe venire applicato sono così sparsi nel nostro Paese da forse non rendere, quindi questa iniziativa oggi è sicuramente iniziativa positiva perché si comincia a parlarne pubblicamente, a parlarne ai giornalisti ed è giusto che i giornalisti si facciano portatori dell'esistenza di questo. C'ha un concorrente fiscale questo contratto? Sì che ce l'ha. Questo bisogna dirselo. Il concorrente non è tanto il co-co-co o la collaborazione occasionale, che poi magari di occasionale non ha più niente, ma che in questo campo, diciamo così, in una qualche misura una certa copertura l'ha sempre avuta, perché questa è la realtà. Il concorrente è la partita IVA del regime forfettario che proprio quest'anno è stato ampliato. Quando ci si trova davanti alla possibilità di avere un reddito di lavoro autonomo sostanzialmente senza adempimenti gravosi, che ha un limite di fatturato di 65.000 euro, che ha un forfè per cui non si pagano le imposte fino a una concorrenza del 30%, che si ritrova con la possibilità di dedurre tutta la previdenza che viene pagata come contributo soggettivo, che si ritrova con una tassazione finale del 5% o del 15%, certamente questo è un concorrente, questo bisogna dirselo, bisogna essere insomma, molto laici davanti a questa vicenda. Ovviamente non è la soluzione, perché tra un professionista con la partita IVA e un lavoratore stabile di una redazione c'è una differenza enorme, enorme differenza di vita, di organizzazione. Questo è vero, però è anche vero che in questi giorni mi è capitato in altri settori,
di trovare giovani che possono essere inseriti grazie a quel, al discorso, all'esempio che stavo facendo adesso. Sono figure magari ibride, mi è capitato la figura di una persona che è sostanzialmente un piccolo progettista nel campo dell'arredamento, a me sembrava un commesso per come mi è stato descritto, però certamente un commesso che ha degli incentivi, che svolge un lavoro in un settore molto particolare legato appunto all'arredamento, all'edilizia, cioè, però certamente che questo problema dobbiamo porcelo. Si dice spesso che l'Italia non sia un paradiso fiscale, ma la complessità della normativa e la varietà della normativa certamente introduce degli elementi di così enorme divario tra l'una e l'altra ipotesi. È stato fatto l'esempio che i 1.300 euro costerebbero all'impresa circa 2.200. Provate a fare il conto di cosa costerebbero all'impresa 1.300 euro dati a un signore che presenta una fattura e vi rendete perfettamente conto di che cosa stiamo parlando. Naturalmente, come ho detto prima, se viene fatta un'operazione di disseminazione corretta, se viene fatta, se i giornalisti riescono ad avere coraggio e sostegno sia in ambito sindacale che anche nei confronti dei editori della stessa USPI, senz'altro le cose miglioreranno e si ritornerà a parlare di lavoro dipendente. Però io, guardando le cose, vedo che la situazione è diversa e mi pare che anche gli estensori del contratto abbiano avuto un po' questa preoccupazione, perché hanno conservato in calce al contratto i protocolli già a suo tempo sottoscritti dalle stesse parti anni prima, riguardanti appunto i co-co-co e le collaborazioni occasionali. Bene. Una notazione a margine va fatta ed è importante, poi noi cerchiamo di agire sempre nella massima trasparenza. Abbiamo parlato di disseminazione, ne ha parlato Luigi Copisi, ne ha parlato Enrico Anghilante, insomma in effetti sì, andrebbe, no? Sparso il verbo il più possibile, purtroppo vedo in sala pochissime persone e questo, come dire, qualcosa mi deve far pensare, no? Quando si chiama una raccolta gli editori digitali o gli editori in senso lato, purtroppo non c'è grande partecipazione. Questo lo rileviamo però ovunque. Sì, e sì. Sta nel fatto che quando ti approcci a un lavoro, soprattutto i più giovani, non vi è sul mercato nostro, il mercato italiano, la cultura dei rapporti contrattuali. Cioè, noi al liceo, a ragioneria, all'università, di rapporti contrattuali, cioè di quando esci, già abbiamo fatto un passo avanti a compilare i curriculum vita europei, ma ancora oggi in un colloquio è quasi certo che la controparte non ti va a chiedere come viene inquadrato. No, indubbiamente, però insomma, era soltanto una nota a margine che andava rilevata. Allora, io passerei la parola a Lazzaro e comincerei a parlare, a Lazzaro Pappagallo, e comincerei a parlare di questa parte del contratto che inserisce nuove figure in redazione, che sono, come dire, davvero utili e che, come ha già detto anche Enrico Anghilante, sono quasi obsolete già, sono quasi superate già, così, nonostante siano una novità nel contratto giornalistico, però effettivamente, andando a leggere come si qualifica il redattore web, già mi viene un senso di vertigine, insomma, pensando a quello che effettivamente poi è successo in questi anni, no? E però giustamente loro hanno dovuto provare a sintetizzare, a mettere dentro questo concetto nel contratto, ma vedrete anche dopo, no? Poi parleremo di chi gestisce i contenuti video, i contenuti fotografici, cioè ci sono delle figure che oramai appartengono all'archeologia del mondo digitale, no? Ma che però, insomma, nel contratto giornalistico per il momento non erano mai citate e quindi plaudiamo comunque all'inserimento di queste figure. Ne vogliamo parlare un secondo, Lazzaro, che dici? Allora, questa dal nostro punto di vista, dal punto di vista di Stampa Romana, è sicuramente un'innovazione molto positiva. Ci sono altre cose un po' più discutibili dell'USPI e un ragionamento forse un po' più complesso va fatto. Però questa è sicuramente una cosa positiva. Ci sono, mi pare, 5 nuove figure professionali equiparabili al collaboratore, al redattore, diciamo, di area USPI, chiamiamolo così, web editor, videomaker, web imaging editor. Cioè, finalmente abbiamo
sostanzialmente due cose. Abbiamo da un lato una lettura della nostra professione legata al digitale. Dall'altro lato abbiamo l'altro tipo di digitale, che è il digitale video, perché poi sempre di digitale parliamo, anche se anzi, i processi di digitalizzazione del video, lo vedo anche in grandissime aziende come la RAI, sono iniziate parecchio tempo fa. Però finalmente andiamo sulla fusione, poi magari, per dirne una, io interpreto il videomaker, me lo auguro, nel senso che anche chi gira col cellulare è un videomaker. Mi auguro che poi l'interpretazione sia un'interpretazione abbastanza elastica. Raccontavo sempre nel congresso di qui sopra, una conferenza stampa a cui ho assistito 2 settimane fa, rispetto alle mie conferenze stampa quando ho iniziato a lavorare, dove tu avevi taccuino, penna, diario, oggi avevi 2 che scrivevano, 5 che riprendevano con telecamere, insomma, con camere di ultima generazione, e 8 cellulari. Quindi tu devi semplicemente, io credo che lo sforzo che debba fare il sindacato, e l'ha fatto in questo caso con questo tipo di passaggio, è semplicemente fotografare la realtà. La realtà è questa. Poi io, come ho detto in altre sedi, sono da questo punto di vista sono un marxista, e a me interessano i mezzi di produzione, cioè come tu produci, perché dai mezzi di produzione passa la sapienza dei tempi che viviamo. I mezzi di produzione sono le cose che cambiano il valore della produzione e quindi determinano alcuni spostamenti di reddito e alcuni spostamenti di competenze. Per cui, se è vero che magari finalmente c'è il social media e community manager, io vi sottolineo un dibattito presente ad esempio nello spazio di azione dei colleghi che lavorano negli uffici stampa pubblici, se chi fa il social è un comunicatore o il social è un giornalista, per cui il giornalista 1.0 pensa che non debba fare il social, il giornalista, come lo intendo anche io, penso che invece debba aprirsi, allargarsi a questo campo. Chiaramente non è una competenza nella quale tu elabori qualcosa, quella è anche una competenza semplicemente di carattere distributivo, però anche nella distribuzione puoi utilizzarla come forma di rafforzamento della community in linea generale quando sei un privato e del cittadino quando sei un pubblico. Quindi non è una cosa che io sottovaluterei o che comunque lascerei perdere dicendo no, però lì tu fai comunicazione e qui facciamo giornalismo, anche se poi sui paletti da mettere in l'uno nell'altro campo, però è un ragionamento complesso, è un ragionamento come le ciliegie, certamente è un ragionamento che passa attraverso la ridefinizione del nostro campo d'azione. Che questo sia avvenuto attraverso il contratto USPI è cosa buona e giusta. Io attendo che questo tipo di passo e di cambio di passo avvenga sul contratto principale, che resta sempre il contratto FIEG FNSI. Pensare che noi abbiamo una tipologia di contratto basato sul Corriere della Sera del 1980 o su Repubblica del 1985, in cui hai 13 figure gerarchizzate, in cui ti manca completamente all'interno di una produzione che ormai è sempre più orizzontale che verticale, mancano completamente le figure che ti servono per far sì che il prodotto vada anche a finire sul digitale, sapendo che la carta non morirà, ma certamente la carta rappresenterà all'interno di grandi aziende editoriali un elemento sempre più residuale, e cosa che cattiva, ingiusta, e dobbiamo assolutamente fare in modo che anche rispetto a grandi aziende editoriali ci si strutturi per affrontare questo passo e affrontarlo con coraggio, con determinazione, avendo finalmente una base anche contrattuale che possiamo in qualche modo riprendere ed ampliare e sulla quale lavorare. L'elemento di negatività? Allora, ieri appunto in questa settimana della pubblica amministrazione Open c'è stato un ampio dibattito nella sede della Presidenza del Consiglio, in cui ci sono stati interventi da parte di editori anche importanti, USPI, e io lì inizio a fare qualche fatica, perché l'editore di Fanpage non è l'editore dell'Eco di Santa Severa che fattura 50.000 euro, fattura 6 milioni di euro. Quando lui mi dice che finalmente in questo modo doveva e poteva regolarizzare 40 dipendenti, io se è vero che il costo azienda di un dipendente USPI sta intorno ai 30.000 euro, 30.000 per 40 farà 1 milione di euro, e gli altri 5 milioni di euro?
Allora, diciamo, dovremmo essere in questo senso e naturalmente abbastanza chiari nel dire che ci sono aziende che potevano anche fare altre scelte perché avevano livelli di fatturato che non sono quelli dell'Eco di Santa Severa o l'Eco di Ladispoli e potevano, diciamo, scegliere un altro tipo di emersione della regolarizzazione del lavoro. Ora, se loro mi vengono però a dire, mi viene a dire Carotti, direttore della FIEG, il contratto USPI per me è un riferimento perché mi abbatte del 30% il costo del lavoro, e allora io vedo, diciamo, il film Godzilla contro Mandrake che ho visto in questi ultimi 15 anni, in cui il rilancio del settore è solo ed esclusivamente affidato al taglio del costo del lavoro. E io non voglio assolutamente, come sindacalista, che il passaggio ineludibile rispetto al digitale venga fatto semplicemente guardando al taglio del costo del lavoro, perché io voglio gli editori come lo definiva lui, cioè un editore che fa solamente quello, ci guadagna dal prodotto ma ci deve lavorare sul prodotto e lavorandoci semplicemente andando a tagliare la parte, diciamo, retributiva e contributiva dei giornalisti è molto molto semplice. Allora l'approccio non può essere quello, cioè se tu mi dici l'USPI è un punto di riferimento per questa cosa qui, sì. Se l'USPI è un punto di riferimento perché mi abbatte del 30% il costo di lavoro, ma anche no, grazie. Anche perché questo poi implica delle conseguenze sociali importanti. E ti chiudo con una battuta, parlando con un editore di quelli grossi, importanti, e lui mi magnificava, diceva perché io il mio punto IT a quel punto, fanpage appunto alla 30% e io no. Ho detto, senti, concretamente, sei un lavoratore dipendente, non un lavoratore autonomo partita IVA, quello che diceva il commercialista è assolutamente vero. Il problema oggi del lavoro subordinato, di tutto il lavoro subordinato, è appunto il fatto che fino a 65.000 euro ti conviene di più stare sul lato del lavoro autonomo. Riflessione che ancora in ambito sindacale stenta, diciamo, a compiersi in modo compiuto, però noi dobbiamo vivere nella realtà in cui viviamo. Ok. Fammi capire una cosa, quando tu guadagni e paghi 1.350 euro, 1.400 euro un redattore, è meglio che quell'uomo, quella donna facciano il giornalista o facciano l'insegnante? Come cambia la composizione sociale del nostro mestiere? Che tipo di appeal e di garanzia ho perché poi quel ragazzo, diciamo, trovi sì il mutuo in banca ma anche, diciamo, un minimo di soddisfazione all'interno della piramide sociale? E soprattutto, tu che sei un grandissimo editore, quando, diciamo, tu avrai la tua soddisfazione a pagare 1.350 euro, diciamo, il collega che ti farà benissimo il punto IT, ma tu poi sei sicuro che quello ti lavorerà nel modo migliore possibile? Ora, è chiaro, nessuno di noi lo fa solo per i soldi, però aiutano a vivere meglio. Mi prendo un'integrazione, perché la cosa più bella di questo mestiere e poter essere d'accordo con lui, perché Lazzaro ha spostato il discorso sul modello di business, e quando andiamo a parlare di modello di business parliamo di impresa, perché altrimenti se tutti noi che facciamo impresa non vogliamo parlare di riduzione dei costi del personale solo come taglio, quindi non sono d'accordo di più. E ti ringrazio perché mi hai permesso e vi do tre note sul modello di business, perché di questo di solito non si parla mai. Ed è il momento che USPI lo sta cominciando a fare, a parlare di modello di business. Allora, giornalisti, 40% della raccolta pubblicitaria, che è l'unica fonte che arriva, quello è quello che deve pagare la classe di giornalisti. 30% va alla rete vendita, 30% va a quella che è l'organizzazione interna dell'azienda. Questi sono parametri oggettivi di un modello di business. Quando vado ad analizzare un'azienda e devo comprarla o venderla, io vado a vedere quella roba lì. Quindi non mi è difficile andare in fanpage e vedere se questi parametri sono confermati. Se poi trovo 2 milioni di euro di revenue da Facebook, spesa per ottenerlo 1.950.000, allora magari abbiamo trovato i parametri di sfrido. Secondo parametro, magari questo mi interessa un po' meno, ma è un dato. Ogni lettore 1,50 euro per ottenere il 10% della copertura degli abitanti residenti da parte di un giornale online. È l'investimento che l'imprenditore deve fare nei primi 3 anni. 2 euro
o 2,50 euro lo portano a una copertura del 20% degli abitanti residenti di un territorio. Sono dati scientifici, io li ho fatti fare dall'università, su questo ho costruito la mia impresa e su questo li sto portando avanti. Ecco perché io e lui ci troviamo d'accordo su tutti i punti, perché modello di business è una cosa, classe di lavoro è un'altra, tagli di costi per poter avere più agevolazioni non è fare impresa. Beh, insomma, io farei quasi un applauso, non so voi, ma insomma è difficile sentir parlare di impresa, no? Anche perché insomma nell'online e nel giornalismo siamo ancora parecchio lontani, no, da tutto questo. Abbiamo un mondo che sta tramontando, abbiamo un altro mondo che sta arrivando, siamo dentro tutto questo da 30 anni e quindi oramai siamo quasi vecchi, eppure insomma siamo ben lontani dall'essere arrivati a qualcosa. Proseguiamo un attimo con la questione delle nuove figure professionali che appunto sul contratto, viva Dio, sono state inserite, però sono già invecchiate. Allora noi abbiamo al tavolo un direttore di un giornale online che si chiama In Toscana e che queste figure le usa dall'inizio, le ha inserite dall'inizio. Io tra l'altro poi non so che contratti applicate voi, ma non credo sia il contratto USPI, e quindi insomma c'è anche questo aspetto da vedere. E a queste figure, che però vorrei che tu mi raccontassi per bene, insomma, come sono dentro e quello che vi aiutano a fare, insomma, dentro un giornale, ecco, da quanti anni, in che modo, insomma, perché voi siete un po' una testa di ponte per tutta una serie di motivi. Pensavo il peggio, pensavo stessi dicendo un'altra cosa. Ok. Sì, buonasera a tutti. Sì, in effetti è una realtà molto particolare, cioè in Toscana.it ovviamente è una testata giornalistica, siamo collegati alla Fondazione del Sistema Toscano, cioè facciamo parte di questo organismo che è una fondazione in house della regione Toscana, in house nel senso che adesso in questo istante, proprio in questi giorni, stiamo vivendo anche dei passaggi insomma, importanti della nostra strutturazione, diciamo, siamo stati assimilati nelle procedure, anche alle procedure regionali, quindi siamo più strettamente integrati alla dimensione regionale. Quindi, diciamo così, la fondazione nel suo complesso è una fondazione che si occupa di informazione e comunicazione digitale e quindi da questo punto di vista al suo interno è un laboratorio interessante rispetto alla crescita di percorsi professionali ibridi sicuramente legati alle ultime tendenze del mondo web, non solo del giornalismo ma anche della parte più di comunicazione. Effettivamente il portale in toscana.it che è online dal 2005-2006 al suo interno ha sei figure giornalistiche inquadrate con il contratto, quello insomma generale appunto FNSI FIE, che quindi, come dire, dentro una realtà comunque riconducibile alla pubblica amministrazione come la Fondazione Sistema Toscana, la prima scelta fatta allora è stata quella appunto di inquadrare i giornalisti secondo queste dinamiche contrattuali. E ci siamo subito trovati comunque ad affrontare logiche produttive e anche organizzative che sono quelle che stiamo appunto discutendo su questo, cioè in questo panel, cioè il fatto di concepire il lavoro giornalistico redazionale non soltanto come un lavoro ovviamente di scrittura, ma un lavoro appunto di distribuzione, di diffusione, di costruzione testuale, ma anche di cioè costruzione anche di prodotti video, in quanto ovviamente il portale ha i suoi canali anche in cui pubblichiamo servizi video giornalistici. E anche la produzione sin dall'inizio dei servizi video è stata ancorata all'attività anche diretta del giornalista, cioè da noi sin dall'inizio non soltanto il giornalista si è trovato, come dire, a riprendere, utilizzare quindi le telecamere e poi via via fino ad arrivare adesso insomma a utilizzare gli smartphone oppure i tablet, ma anche a montare ovviamente i servizi. Quindi un esperimento che già nel 2006, 2007, 2008, 2009 per noi rappresentava comunque un percorso molto molto stimolante. È innegabile che venivamo visti anche in maniera particolare una certa conflittualità sia con gli operatori classici video ma anche con i giornalisti della carta stampata o anche degli stessi giornalisti televisivi però abituati poi a montare i servizi ovviamente affiancati dal montatore. Quindi
progressivamente con l'evoluzione del web, quindi con l'ingresso insomma, nelle dinamiche redazionali anche dei canali social, ci siamo trovati effettivamente a non solo arricchire le nostre professionalità, ma a incastonare dentro questa organizzazione anche figure nuove, figure legate appunto alla diffusione dei contenuti sui profili social, figure che si occupano ovviamente anche della produzione nativa dei contenuti sulle piattaforme social, figure anche come dire, occupate nella costruzione del contenuto, comunque nello studio dei contenuti con l'obiettivo di renderli più appetibili, indicizzati all'interno dei motori di ricerca, quindi insomma attenti alle dinamiche del SEO, e queste figure effettivamente non sono inquadrate con un contratto che è quello nazionale, ma nemmeno con quello di cui stiamo parlando oggi, ma sono dei multimedia editor del contratto del commercio. Questa insomma è la situazione. Quindi la riflessione è aperta effettivamente, perché il lavoro si è enormemente arricchito di step che vedono compartecipi diverse figure professionali, perché appunto il social media editor nella diffusione anche costruzione nativa ovviamente dei contenuti sulle piattaforme social, il social media manager nella costruzione anche di una comunità, nell'attenzione complessiva, anche nella gestione strategica complessiva della gestione dei social, il digital strategist che insomma nella visione insomma dell'interpretazione anche social della linea editoriale, i singoli redattori, i giornalisti, la produzione video e i videomaker, quindi da questo punto di vista c'è un'eterogeneità, una complessità notevole ed effettivamente devo dire che questo contratto che da alcune settimane sto studiando e sto sottoponendo anche l'attenzione del mio editore, è un contratto che sicuramente offre delle risposte. Io non sono un sindacalista, ma ovviamente mi sono fatto un'idea, cioè ritengo che è difficile dare un giudizio totalmente come dire, su questo contratto unilaterale. Effettivamente è un contratto che, come si diceva, a mio parere spinge la riflessione comunque verso una presa di coscienza della situazione attuale del mondo lavorativo giornalistico, quindi da questo punto di vista fa emergere la complessità di questa realtà e anche la diversificazione dei profili professionali, però effettivamente la dimensione insomma, le tabelle anche insomma i compensi e questa sottrazione anche di alcuni aspetti rispetto al contratto quello di riferimento lasciano spazi di perplessità ovviamente per chi comunque sta cercando fortemente di emergere da una condizione insomma anche di difficoltà lavorativa è sicuramente un punto di partenza. Per chi magari viene un altro percorso può rappresentare invece un contratto che in qualche modo può portare a pensare a gabbie salariali o comunque a un'interpretazione, vuol dire, sotto forma di una riduzione normativa degli istituti invece presenti nel contratto, quello più generale. Effettivamente c'è, insomma, guardavo un po' le tabelle, effettivamente il costo di un redattore è sui 26.500 euro lordi complessivi per il datore di lavoro, quello di un redattore a 30 mesi, come dire, più insomma più tipo di 30 mesi invece è tendenziale sui 50.000 euro. È chiaro che mi pongo la domanda, cioè quali siti o comunque quali realtà editoriali possono avere anche mediamente un tipo di fatturato che possa essere quello, cioè questa è un po' la sfida, quello di business, però chiudo insomma questa parentesi di riflessione, cioè nel senso ritengo che almeno insomma noi che siamo in realtà comunque legati alla pubblica amministrazione in cui applicano quel contratto, questo tipo di contratto possa comunque far emergere e dare un senso più idoneo a livello contrattuale a quelle figure che in questo momento si vedono applicate un contratto a quello appunto del commercio, che sicuramente non è un contratto, pur essendo un contratto pesante, che comunque è un contratto del commercio molto come dire, garantito, 14 e tutto, però non è un contratto che rispecchia pienamente l'identità professionale, cioè del giornalista o comunque del social media editor. Chiudo dicendo che sul piano più professionale effettivamente
il tema della diffusione dei contenuti sui social, il tema della costruzione nativa dei contenuti sui social, il ruolo del social media editor, pubblicare una foto su Instagram è un atto giornalistico, pubblicare una fotografia sugli altri canali social è un atto giornalistico. Insomma, questa riflessione credo che debba essere ormai superata, cioè la redazione è un ambiente, una dimensione in cui sempre più il lavoro giornalistico si sta, sviluppando come lavoro di team, cioè un lavoro sempre più intrecciato che è legato per esempio anche alla lettura dei dati, all'interpretazione dei flussi di traffico dei siti, alla confronto, all'integrazione. Quindi credo che il digitale nelle sue forme più avanzate sta spingendo il nostro lavoro giornalistico ad essere sempre più un lavoro intrecciato, cioè è difficile pensare che un giornalista possa lavorare in una redazione anche piccola come la nostra, lo vedo, in una dimensione totalmente isolata dagli altri colleghi. È un lavoro che il digitale intreccia, alimenta in termini di correlazioni e collaborazioni interne. Quindi da questo punto di vista queste figure diversificate devono sentirsi parte dello stesso obiettivo. Dico l'ultimissima cosa perché parlano sempre un po' di noi, come realtà un po' particolare. È chiaro che c'è anche un altro aspetto, la nostra redazione, ma questo vale anche forse per altri contesti, è una redazione che si sta anche sviluppando come una redazione capace poi di produrre contenuti di carattere giornalistico anche per ambienti editoriali che non sono necessariamente quelli della testata giornalistica stessa. Questo è l'altro aspetto importante, cioè il fatto dentro una progettualità regionale poter pubblicare contenuti pensati anche per ambienti che comunque producono effetti di comunicazione o di marketing territoriale. Questa è una dimensione che tocca temi più ampi, che non so se saranno poi dopo toccati in un secondo giro, quindi il brand journalism, il fatto di utilizzare proprio le proprie competenze e anche per valorizzare, in nostro caso un love brand come quello della Toscana, però anche realtà che indirettamente comunicano i propri messaggi, le proprie identità, i propri punti di forza attraverso l'applicazione di tecniche giornalistiche e quindi anche di linguaggi avanzati che ora come ora riconduciamo al termine classico di storytelling, ma sostanzialmente evocano o comunque un utilizzo consapevole di tecniche di scrittura, di produzione di contenuti che sono comunque riconducibili a una professionalità di carattere giornalistico. Quindi questo è anche l'altro aspetto importante sostanzialmente. Chiudo poi dicendo, c'è anche un altro aspetto su cui vedo anche internamente, ma lo vedo anche in prospettiva come un aspetto interessante nell'evoluzione del nostro lavoro, è quello di non soltanto di costruire strategie editoriali a livello di siti e di canali social per un giornalista, e quindi questo comporta ovviamente anche una visione più generale, ma addirittura vedo un cambiamento anche nel fatto che la nostra professione ci porta spesso nel team a costruire ambienti editoriali, cioè che non vuol dire semplicemente costruire siti internet. Ho avuto l'occasione a volte di ascoltare anche Badaloni di Repubblica, del gruppo Repubblica, come la figura dell'architetto dell'informazione che richiede anche in qualche modo competenze giornalistiche è un altro spazio di declinazione delle proprie competenze giornalistiche che non va sottovalutato nell'evoluzione della nostra professione, cioè costruire ambienti informativi e di comunicazione utilizzando ovviamente una visione giornalistica integrata alle competenze di design, di sviluppo ovviamente tecnico e così via. Sono ambiti molto fluidi, molto liquidi, sono ambiti in cui la nostra professionalità sta cambiando, e credo che questo contratto, per chiudere il cerchio del ragionamento, è un contratto che effettivamente prova a far emergere queste figure, ma ogni giorno, ogni settimana c'è un cambiamento così radicale nel mondo web, per cui spuntano un po' come funghi anche profili, skill, competenze sempre più raffinate, sempre più settoriali. Grazie. Beh sì, in effetti mi vengono in mente due cose. Una, appunto, che come vedete dalla slide, fra le varie figure contemplate nel contratto USP-FNSI c'è quella del web developer, per esempio, che sinceramente
è molto più assimilabile all'architetto dell'informazione, se proprio vogliamo trovargli una funzione, no? nel mondo editoriale. E per non parlare poi del web designer, che ancora di più, no? Cioè, quindi sono figure queste invece che sono forse anche troppo estreme per essere inserite nella logica di una professione che, insomma, fino a 10 minuti fa, o forse anche meno, non ci pensava proprio. Ricordiamoci che l'ultimo contratto FNSI-FIEG, rinnovato 5 anni fa, infatti ora si sta per ricominciare la trattativa per l'ulteriore rinnovo, cioè ha portato all'occupazione più o meno simbolica di alcune stanze dell'FNSI da parte di una manipolo di eroi che protestava appunto sul fatto che, guidati da per esempio Ciro Pellegrino, che così casualmente poi è uno dei capi redattori di Fanpage, ma insomma all'epoca era molto impegnato sindacalmente, eccetera eccetera eccetera. Voglio dire, sembra di parlare della preistoria, si parla di nemmeno 5 anni fa e si parla appunto di una FNSI che insieme agli editori non ha saputo tirar fuori dal contratto, appunto 5 anni fa, niente che avesse a che vedere con la vita reale, no? La vita reale della professione, la vita reale del paese, la vita reale dei giornalisti, e fino al punto da arrivare a queste dimostrazioni, insomma, così un po' plateali, l'occupazione, eccetera. Quindi, insomma, indubbiamente queste cose sono utili, indubbiamente sono estremamente utili. Ora abbiamo due editori iperlocali, toscani per l'appunto, ma vabbè, siamo in Toscana, a cui io chiederei, allora, lo applichereste, lo state applicando, come lo vedete? Io partirei così, solo per andare in ordine, da Daniele Reali e poi andrei su Saverio Zeni. Sì, buonasera. Diciamo che io racconto un po' quella che è l'esperienza del Giunco.net, che è un quotidiano della provincia di Grosseto, che credo possa essere presa come sintesi un po' di quelli che sono stati gli interventi di questo pomeriggio, sia per quanto riguarda la parte rappresentata dall'editore e quella rappresentata un po' dal sindacato. Ora non è che potevo fare tutto io, ci mancherebbe. Però diciamo, la nostra esperienza è un po' particolare, per come spesso capita nel web, perché io sono il direttore responsabile del giornale e sono anche uno dei soci della SRL che fa l'editore del giornale. E praticamente la SRL è formata da giornalisti, quindi di fatto è come se fosse una sorta di operativa. Poi per motivi giuridici, fiscali, eccetera eccetera eccetera, è stata creata una SRL, però di fatto ha questa particolarità. La cosa interessante è che per noi che siamo nati alla fine del 2011, il contratto è stato sempre un po' una chimera. E quindi sin da subito ci siamo associati all'Anzo e per tanto tempo è stata una battaglia che è stata combattuta e poi con il risultato ottenuto dall'USPI, anche con un contributo, credo in quei giorni, della firma anche dell'Anzo. E quindi credo sia importante aver raggiunto questo contratto. Proprio perché la nostra figura di giornalisti e anche di editori è un po' particolare, sin dall'inizio noi abbiamo cercato di capire che tipo di contratto applicare. E siccome per noi era insostenibile quello FIEG FNSI, abbiamo cercato di capire che cosa potevamo fare, e visto che c'erano altri tipi di esperienze in Italia, mi riferisco in particolar modo a Varese News, che applicavano il contratto Erante Corallo, noi abbiamo applicato l'Erante Corallo, proprio perché, visto che venivamo da un'esperienza di licenziamento, questa è la parte precedente della storia, noi lavoravamo in televisione, con lo switch off nel 2011 in Toscana, la televisione ha chiuso e ci siamo ritrovati in mezzo alla strada nel giro di un mese. Proprio perché venivamo da un'esperienza di questo tipo, abbiamo deciso, una volta che avevamo avuto gli strumenti di creare diciamo un'azienda, di provare ad applicare un contratto. E per l'esperienza di Varese News, che applicava l'Erante Corallo, e per il fatto che noi
conoscevamo bene quel contratto perché lo applicavamo prima in televisione, abbiamo deciso di fare questo passo. Un passo che naturalmente non ci poneva proprio diciamo al riparo da tutto, perché comunque era un contratto che non era stato pensato per il web, anche se io, avendo l'esperienza doppia della televisione e del web, credo che il tipo di lavoro era molto simile e soprattutto l'ambito territoriale era quello provinciale, come un po' per l'area anticorallo. Detto questo, abbiamo applicato per qualche anno, fino a ora abbiamo applicato, anzi fino alla busta paga di febbraio abbiamo applicato l'era anticorallo. Con l'arrivo dell'USPI, che abbiamo studiato un po' anche con i nostri commercialisti, il consulto di alcuni colleghi dell'ANSO, abbiamo deciso di applicare da ora, insomma stiamo facendo il passaggio, il contratto USPI, perché è un po' diciamo forse un po' meno costoso dell'area anticorallo, ma non moltissimo, ma per la prima volta è un contratto che inizia parlando del lavoro che noi facciamo tutti i giorni, e quindi mi sembrava giusto che lo applicassimo. Tra l'altro lo applichiamo a noi stessi, diciamo, anche se non tutti siamo soci, diciamo, tutti quelli che collaborano al giornale, e ci sembrava invece giusto, questo è il ragionamento che sta alla base anche di questo cambio, che con l'USPI forse daremo la possibilità di aprire qualche altro contratto a chi invece per ora fa un collaboratore un po' frenato, perché naturalmente non ci sono strumenti che ci consentono di fare altrimenti. Quindi io credo che questo contratto possa essere una risposta importante, soprattutto per realtà come la nostra, che sono nate, che hanno cominciato a fatturare, che piano piano sono cresciute, ma che naturalmente rimangono una dimensione totalmente locale, e sicuramente non siamo fanpage. Tra l'altro fanpage non lo può applicare l'USPI, perché mi sembra ci sia scritto all'inizio che non può applicare l'USPI, ma non lo potrebbe applicare, però credo, perché mi sembra ci sia scritto all'inizio. Però al di là di questa cosa, mi ricordo proprio dal dottor Cobisi, io mi recai credo forse all'inizio del 2012 e chiesi: ma noi come si fa ora a fare questa cosa? Che cosa possiamo fare noi? E il dottor Cobisi mi disse: ma non lo so, nel senso che non c'era la possibilità, quando noi siamo nati come giornale, di far nascere, poi abbiamo trovato la strada, l'SRL, una serie di cose, però mi ricordo anche un convegno, se lo ricorda, a Firenze, organizzato dal sindacato proprio, in cui si parlava di freelance, di come potersi regolarizzare, ma anche di come potersi organizzare dal punto di vista del lavoro, per chi si trovava nella nostra condizione di diciamo usciti dalla televisione, ma era una condizione un po' che riguardava tanti toscani. Infatti mi ricordo che allora il presidente dell'AST, Paolo Ciampi, era ancora Paolo Ciampi in quel caso lì, cercò anche attraverso le prime edizioni di Digit di dare un indirizzo a chi usciva dal settore in un certo modo e non sapeva poi come andare avanti. Tanti colleghi miei, per esempio, stanno ancora cercando lavoro dal 2011, perché non hanno più trovato un lavoro a Grosseto come giornalista. Qualcuno fa qualche ufficio stampa, qualcuno ha cambiato totalmente vita. Noi eravamo tutti professionisti, tanti professionisti, quindi non è che potevamo fare il commesso, o meglio, se uno fa il commesso si cancella, oppure rimane lì in sonno come nella massoneria e fa un'altra cosa. Però giustamente, quando ti succede una cosa a 35-40 anni, devi capire anche cosa vuoi fare, no? Quindi diciamo, tutto sommato, io credo sia una esperienza positiva. Poi starà naturalmente agli organi di vigilanza capire dove si può applicare e dove non si può applicare, e credo anche che le figure, io non è che l'ho studiato il contratto, l'ho letto diverse volte, ma insomma non è che sono esperto di contratti, però siccome ho dato l'esame nel 2009 e ho studiato il contratto di quello di FIEG, e poi ho studiato il contratto mio, perché se la commissione all'esame mi chiedeva il contratto mio, sapevo anche il contratto mio, quindi l'era anticorallo lo conoscevo bene perché l'avevo studiato. E questo USPI lo conosco un po' meno bene, però mi sembra per esempio che per la figura del collaboratore di redazione, che non è un redattore
direttore e non è nemmeno un collaboratore occasionale, sia una figura che abbia sia particolarmente indicata per le realtà come la nostra, perché può capitare che un collaboratore faccia un tipo di lavoro simile a quello di un redattore, ma non proprio uguale, e quindi è anche difficilmente inquadrabile, perché per esempio nei giornali di carta, che conosco bene perché ho colleghi che hanno iniziato con me 20 anni fa a fare il giornalista, il ruolo del giornalista è ancora molto, molto, molto diverso dal giornalista digitale, molto diverso. Io mi trovo alla fine di conferenze stampa, andiamo via, io ho fatto 20 foto con la macchina, col cellulare, e mi trovo fuori nel parcheggio e mi dico: Madonna, mi sono dimenticato di fare una foto. Scusa Daniele, Enrico Anghilante va via, volevo soltanto una precisazione su quella cosa di fanpage, perché volevamo capire, lo possono applicare oppure no? Non lo sai. Ok, perfetto. Ma basta leggere il contratto, non è che... No, infatti anche secondo me non sapete, sarebbe il contratto, si legge, però. Si capisce chi lo può applicare, cioè, non è che anche, di solito funziona così, poi in Italia appunto è possibile, certo, non è che ci mancherebbe. Quindi concludendo, è molto diverso il lavoro, è un lavoro un pochino più dinamico, credo che nel giro di qualche anno tutti i giornalisti diventeranno giornalisti digitali, ma questa mi sembra una cosa abbastanza ovvia tra l'altro, e quindi vediamo come andrà avanti questo lavoro, che, lo ripeto, ormai, come ha detto prima Tedeschini Lalli, gli strumenti digitali potrebbero votare in Senato ormai, quindi cioè non è che si parla di cose nuove, cioè queste cose qui ormai sono cose che fanno parte del presente e anche quasi del passato, direi. Ah no, senza questo quasi. Per esempio è parecchio peso, pur essendo un Mac Air, ma che si deve fare? Piano piano. Grazie Daniele Reali. Allora, sempre per concludere la questione, ma anche nelle vesti di vicepresidente ANSU, sentiamo Saverio Zeni. Sì, allora, mi dispiace per l'appunto che è uscito Anghilante, perché mi piaceva poi lasciare, diciamo, una domanda sul tavolo. Allora, innanzitutto confermo, per quanto riguarda ANSO, ne abbiamo parlato molto a lungo, è un buon punto di partenza. Diciamo intanto che è un punto di partenza, cioè questo contratto permette... anche se non completamente, ci sono appunto dei punti ancora forse da sviluppare meglio, da capire, insomma, però permette per coloro che veramente vogliono fare gli editori di emergere da questa situazione che purtroppo dura da quasi, ora 30 anni no, ma 25, perché si parla di nuove tecnologie, ma in realtà proprio in quest'anno ricorre il 30° anniversario della nascita di Internet, quindi subito dopo sono nati i primi giornali e via. Ecco, io però vorrei sottolineare un piccolo aspetto, anzi forse due. Prima di tutto, che cos'è un giornale online? Nel senso, perché è vero, poi dopo dobbiamo andare a discutere se lo sviluppatore, se è giornalista, se il grafico altrettanto e via discorrendo, perché comunque le professioni si stanno sempre più mescolando. Allora, innanzitutto noi per esempio, con la nostra associazione da quando è nata, ha stabilito subito alcune regole molto semplici, se vogliamo, per iniziare a definire nei confronti degli utenti che cosa siamo e che tipo di lavoro si svolge. Innanzitutto, per associarsi ad ANSO dobbiamo essere una testata registrata, e io vi posso portare la mia esperienza nel 95, quando ho registrato la mia prima testata online. In tribunale mi chiedevano il numero zero e dicevo: guarda che siamo su internet, il numero zero. Dovetti scendere in piazza San Firenze, andare alla tipografia a farmi mandare un fax della schermata del computer, con quello ho registrato la prima testata. Ma perché sono voluto andare nel 95 a registrare la mia prima testata? Io ho fondato 4 giornali in questi 25 anni, per un semplice motivo, perché volevo dimostrare, innanzitutto io voglio fare l'editore e insieme con me ho sempre voluto un direttore e
offrire al mio pubblico una informazione che fosse di filiera, tant'è che anch'io stesso, io non sono un giornalista, faccio editore, non ho la tessera, scrivo degli articoli, ma non pubblico, pubblica il mio direttore e spesso i miei me li cassa, quindi non so come mai. Comunque, quindi innanzitutto l'iscrizione al tribunale, dopodiché l'iscrizione al registro degli operatori e il direttore responsabile, in modo tale da offrire questa trasparenza. Però purtroppo sulla rete sappiamo bene, perché se vogliamo parlare giustamente, vogliamo andare a dare corpo a quanto ha detto Anghilante di USPI, e quindi un editore molto, insomma, abbastanza affermato da tanti anni, anche al fatto di voler fare impresa, non tutto è uguale, non è la stessa impresa fare a Cuneo, a Genova, a Roma, a Milano e farla appunto, che ne so, citava San Clemente in Puglia piuttosto che a Borgo San Lorenzo, non è uguale, ci sono situazioni estremamente diverse, per cui io voglio fare impresa, ma necessariamente devo scegliere, a meno per quanto mi riguarda, se fare un giornale etichettato con tessera o fare un giornale senza l'etichetta, senza la tessera, e naturalmente questo fa sì che l'ago della bilancia del mio bilancio si differenzia sostanzialmente, ma e questo fa parte dell'annoso problema, se vogliamo, insomma, mettiamola così, della cultura italica. Però allora, perché ho detto un punto d'inizio? Un punto d'inizio perché sarebbe opportuno che potessimo veramente fare, come si dice in gergo, insomma, fare un tavolo dove sia il sindacato, che giustamente deve difendere il diritto dei giornalisti, dei lavoratori dei giornalisti, sia noi editori, si possa lavorare insieme per far sì che di eliminare ad esempio una serie di quelle che secondo me sono storture. Allora, per esempio, nel campo giornalistico sapete bene che l'online non ha mai preso una lira di contributo, mentre tantissime altre forme giornalistiche l'hanno preso. Poi ben venga che debbano almeno pagare bene i loro giornalisti. Noi è 20 anni e passa che esiste l'informazione online, mai nessun giornale ha preso un contributo statale. Ma in più c'è un'altra cosa, secondo voi, faccio una domanda sotto forma, mettiamola se volete, provocatoria, lo chef Rubio secondo voi è un giornalista? Potrebbe essere annoverato tra i giornalisti? Fa delle belle trasmissioni e quindi fa trasmissioni in televisione, quindi potrebbe essere, fa informazioni in qualche modo, no? Curiosa, particolare, e quelli come lui. Allora, faccio l'esempio dello chef Rubio per dirvi semplicemente una cosa, ma la signora che fa le ricette sul canale YouTube, che fa comunque informazioni, in questo caso di cucina, no? Ma potrebbero esserci, cioè, i famosi influencer su YouTube che si specializzano e fanno tante visualizzazioni, perché sono bravi sicuramente, ma fanno tante visualizzazioni anche perché comunque producono reddito a se stessi, e spesso sono associazioni, ditte individuali, sono niente, e quei contributi lì, dove li annoveriamo? Quelli vanno sostanzialmente, visto che fanno informazione, perché comunque è un'informazione, no? Perché se ti spiego come fare l'uovo al tegamino, alla fine è un'informazione, no? Potremmo annoverarla come un'informazione, perché se lo sviluppatore grafico mi entra nel contratto, perché non la signora che sta davanti ai fornelli e mi fa il tutorial di come fare l'uovo al tegamino non è ugualmente inseribile in contratto? E allora, se lei è inseribile nel contratto, perché non ci mettiamo appunto a un tavolo a definire chi debba ricevere le inserzioni pubblicitarie della programmatica di Google, di quello che è, oppure di chi non le debba ricevere? Io sono per la libertà d'opinione, la difendo a spada tratta, ma se io voglio diffondere una mia opinione, per quale motivo dovrei però fare anche un ritorno economico, che alla fine è una sorta di concorrenza sleale per coloro come
le testate giornalistiche che hanno un'iscrizione, hanno i giornalisti e tutto il quanto, però alla fine dei giochi si trovano sul proprio terreno, sul proprio ambiente, si ritrovano forme di concorrenza sleale delle più varie, dai canali YouTube, dagli influencer, i finanziamenti pubblici, che è giusto che ci debbano essere, compagnia bella. Quindi ecco, è tutta una rosa, per cui è facile dire facciamo impresa dove, in un ambiente dove è possibile fare impresa. Allora dov'è che facciamo l'impresa? La facciamo soltanto nelle grandi città. I piccoli centri non faranno mai impresa. Quindi per questo motivo dico è un punto di partenza e io lo approvo. Infatti alla tua domanda rispondo positivamente, cioè con il mio giornale opera su un bacino di 60.000 abitanti, quindi praticamente, per dirla così, alla Toscana uno sputo rispetto a un quartiere di Roma, insomma, no? A un condominio di Milano, manca poco. Pertanto, se devo fare informazione, voglio rispettare tutti i crismi, come giusto che siano, chiaramente bisogna mettere a posto innanzitutto il discorso delle partite IVA, chiaramente. E poi chi fa informazione, signori, più che venire a controllare, diciamo, ed è giusto comunque che si debba controllare anche la mia redazione come le altre, ma forse bisognerebbe incominciare a spengere l'interruttore economico di tutte le dispersioni. Dopo io sono molto contento di fare impresa. La mia impresa è un SRL, da quando sono nato è una SRL con tutti gli oneri, ho un bilancio che non ve lo sto a dire, sennò vi mettete a ridere. Però ho due persone che con molta fatica, ora spero quest'anno di contrattualizzare con questo contratto, ma non è la volontà di guadagnare soldi che mi mantiene in vita il mio giornale, sicuramente, perché io personalmente non ho stipendio da 9 anni, eppure faccio l'editore e spendo mese per mese, quindi chiaramente è la grande passione. Allora, prendo molto volentieri la volontà di fare impresa, accetto poco volentieri la volontà di chiudere perché non produco profitti. Fortunatamente riesco a pareggiare, anche perché ci metto soldi, per cui pareggio, ma offro e questo è un dato di fatto, offro un servizio alla mia comunità piuttosto importante, sia in comunicazione d'emergenza e anche in tanti altri aspetti. Quindi partiamo da questo contratto, lo confermo ulteriormente, ma partiamo con la volontà di lavorare assieme. Non, il contratto si chiama contratto USPI e va bene, ci ha lavorato anche l'ANSO, noi abbiamo deciso che non ci interessava che fosse messo USPI, ANSO, FIEG, cioè tutte le etichette, non ci interessava, a noi ci interessava il contratto, punto. Però dobbiamo metterci insieme e fare in maniera tale di andare avanti e risolvere i problemi di tutti, cioè sia degli editori, perché se non c'è un editore non c'è il giornalista, poi ha voglia contratti belli che completano tutto e tutto il resto, poi quando c'è lo switch off succede come a Daniele. Grazie. Io naturalmente non raccolgo le tue provocazioni, altrimenti apriremmo un dibattito che ci porterebbe molto lontano. Naturalmente se qualcuno dei nostri relatori vuole raccoglierle, gli cedo volentierissimo la parola. Rimanendo sulla questione del contratto, eccetera, e volendo provare a tirare un pochino le fila, io ricomincerei dal nostro Luigi Cobisi per dire appunto dal punto di vista dell'impresa a questo punto, no? Noi abbiamo fatto un panel dove era nostro relatore per l'appunto proprio Luigi Cobisi qualche anno fa, sempre a Undigit, dove parlavamo della figura dell'imprenditore, del giornalista imprenditore, che è un'altra spina nel fianco di questo settore, anche perché è un quasi ossimoro, no? Ci sono una serie di problematiche anche giuridiche, insomma ci sono una valanga di questioni su questo aspetto, ma però ci sono anche un sacco di giornalisti a spasso che, come dire, o sognano di essere assunti da un'impresa che a questo punto userà il contratto USPI FNSI, oppure insomma devono guardarsi intorno e decidere cosa fare, o cambiare lavoro, cosa che Luigi stesso suggerì proprio durante quel panel alcuni anni fa, oppure insomma vedere che cosa c'è all'orizzonte. Quindi io farei una nuova incursione in quel settore, se Luigi me lo permette. Beh, più che di incursione, bisognerebbe ritornare un po' alle
Forse, ecco, adesso naturalmente le persone che sono qui non erano presenti, ma giustamente Reali ha ricordato quel nostro incontro del 2011. Penso di poter dire, senza violare nessun segreto, che in quel momento nemmeno si sapeva quale veste giuridica avrebbe potuto assumere, tant'è che io in quella circostanza lasciai passare l'idea che forse per iniziare, non avendo capitali, forse la cosa migliore sarebbe stato fare un'associazione, che poi credo abbiate fatto e che poi è stata fortunatamente superata dalla società sua limitata attuale. Perché il problema che si poneva in quel momento era duplice, uno di carattere ordinamentale che non mi pare sia stato superato nemmeno adesso, e l'altro di carattere economico, che è la sostenibilità dell'operazione. Mettiamolo da parte subito questo, perché poi la sostenibilità dell'operazione la decide il proseguire della vicenda, cioè a un certo punto si arriva a una massa critica, diciamo, per cui è naturale trasformarsi in un'impresa commerciale di quelle che il Codice Civile definisce come tali. Invece è vero che esiste una fase in cui ci si pone il problema rispetto al giornalista imprenditore, se il giornalista sia o no o possa o meno essere imprenditore. Guardate che questo è un problema che hanno tutte le libere professioni. Ce l'ha l'avvocato, ce l'ha il commercialista, ce l'hanno tutti, perché nel nostro ordinamento, storicamente, vale la distinzione tra libero professionista e imprenditore. L'imprenditore si iscrive alla Camera di Commercio e segue un certo processo e anche fiscalmente ha un reddito di impresa. Il professionista si offre come esperto di qualche settore nel quale ha conseguito delle qualifiche che in genere danno origine poi a un'iscrizione, un ordine o un collegio professionale, e di conseguenza come tale offre un servizio professionale che però è caratterizzato da tutta una serie di caratteristiche delle professioni liberali storiche, cioè l'indipendenza, l'autonomia. Ma non siamo più nell'Ottocento in cui un avvocato faceva 4-5 cause l'anno. Oggi esiste una produzione di atti che il mondo, la complessità del mondo ha creato e che fa assomigliare molto di più le professioni alle imprese. Però esiste sempre questo problema, per cui un giornalista professionista non è un imprenditore, un giornalista pubblicista può essere un imprenditore. Un giornalista professionista, avendo preso questa strada, è nella situazione in cui è un avvocato, in cui è un commercialista, di non poter far altro secondo quell'ordinamento. Dunque anche il suo inserimento all'interno di una struttura societaria non è semplice. E proprio per questo motivo molti tentano varie operazioni. Devo dire che negli ultimi 10 anni il passaggio da semplici associazioni o strutture senza scopo di lucro con l'evidente intento di fare dei test di mercato e di vedere che cosa poteva venire fuori sono state via via superate, perché non è questo il caso del Giunco, non è unico, almeno in Toscana, io ne conosco diversi altri in cui poi si è prospettata la possibilità, stando in piedi, diciamo, cioè avendo una sostenibilità economica, di entrare in un altro tipo di società. Oggi è possibile, tra l'altro, realizzare una società limitata in forma semplificata con capitali minimi, che all'epoca non era possibile, perché all'epoca parlavamo sempre dei famosi 10.000 euro di partenza e poi comunque tutta una serie di altre vicende che solo dopo, e fortunatamente per voi, si sono realizzate, ma in quel momento erano assolutamente escluse. E dunque la possibilità per il giornalista di farsi imprenditore non è semplice. Faccio osservare, forse questo è l'esempio a cui faceva riferimento Marco rispetto a un'altra mia presenza a Prato di qualche anno fa. Scusate l'autocitazione, ma tanto sono quelle cose che invecchiando si ripetono le cose, ma mi perdonerete, però se voi avete presente il film Indovina chi viene a cena, un film di 50 anni fa di ormai, bene, se avete presente, lì si racconta una storia di una ragazza bianca che incontra un medico di colore col quale si vuole sposare. Sorge tutto il problema che potete immaginare nella società americana di quell'epoca e il film ha questo sviluppo. Durante il film noi apprendiamo che il papà della sposa è un giornalista
il quale è talmente bravo nel suo mestiere da essere praticamente il direttore di un grande giornale, e scopriamo anche che lui è molto favorevole all'integrazione delle diverse comunità in cui l'America fino ad allora, e purtroppo in tante circostanze anche oggi, si ritrova divisa. E però anche lui, che è così avanzato, così progressista, ha delle difficoltà quando si trova di fronte a questo problema. Impariamo di questo signore, via via lo impariamo a conoscere sempre meglio. Il vecchio signore Brontolone si rivelerà a un certo punto il proprietario del giornale. Dunque, attenzione, l'avete conosciuto come un giornalista, il direttore, il proprietario del giornale. Dunque, lui che cos'è? È un grande imprenditore? È un giornalista? È un editorialista? È un filosofo? È solo il papà della sposa? Cioè, tutti questi problemi negli Stati Uniti non esistono. Lui, convivono in lui tutte queste situazioni, e parliamo di cinque... È una cosa... io lo sapevo che sarebbe arrivata questa domanda. Indro Montanelli. Si sarebbe potuto parlare, certamente, e qui c'è il punto che non sono mai usciti in prima persona. Cioè, se voi andate a vedere, scoprirete che esistono delle società editoriali che hanno dei soci, ma hanno amministratori che hanno altri nomi. Nessuno di queste persone ha mai assunto il ruolo attivo di amministratore, se non forse in qualche consiglio d'amministrazione avendo nessun tipo di incarico. Nessuno di loro è mai stato né legale rappresentante né amministratore delegato, e credo che sia ancora così, penso che anche nell'esperienza vostra. Pertanto questa distinzione tra il giornalista e l'imprenditore, perfino in quei casi in cui noi ci troviamo, non possiamo definire le persone che abbiamo citato come esattamente i proprietari del giornale, perché non sono loro singolarmente a possedere questa qualità. Lo sono come investitori, lo sono parzialmente, lo sono perché ispiratori, certamente, ma non sono formalmente questi, nemmeno loro. Dunque, il nostro ordinamento giuridico è fatto in un modo tale per cui questa distinzione tra impresa e libera professione continua ad esistere. E finché esisterà ci saranno delle situazioni particolari. Nel campo del giornalismo, e concludo, c'è un ulteriore problema, che il giornalismo è nato nel pensiero di tutti come una professione, parliamo di lavori di giornalisti professionisti, di dipendenti. A partire dall'apparizione sul territorio nazionale delle radio private, io non lo faccio risalire a 30 anni il problema, lo faccio risalire a 45 anni fa il problema, quando sono nate le radio private. Lo faccio risalire lì, perché anche a quell'epoca, esattamente come raccontava l'altro relatore, andando a registrare una testata giornalistica radiodiffusa ci si trovava di fronte a tutta una serie di problemi. Portami il numero zero, cosa ti porto? Un apparecchio radio, no? Però l'ordinamento non si fa in un giorno e non si adatta a ciò che capita tutti i giorni. E forse qui, tornando agli esempi di altri paesi, ci accorgiamo di una cosa, che noi abbiamo un ordinamento complicato, ma che è il frutto della nostra storia, al quale non è che possiamo rifiutarlo, esiste, fa parte di noi, noi siamo fatti così. E dunque la nostra più grande difficoltà quotidiana, e lo è anche sul piano della consulenza fiscale, così non esco dal mio tema, è proprio come inquadrarsi all'interno delle diverse opportunità o anche costrizioni che la legge comporta. Dunque il giornalista imprenditore di se stesso, cioè quella persona che oltre a fare il giornalista fa anche il tipografo, questa altra citazione di cinema, vi ricordate nel film western, cioè quell'omino con il berretto così, con solo la visiera, allora che cosa faceva quello lì? Fa il giornalista, ma fa anche il tipografo, cioè stampa anche, non so, le famose locandine dove c'è scritto sopra quale bandito si è ricercato, no? Questo tipo di mestiere noi non lo conosciamo, perché nel nostro paese esiste questa distinzione. Devo dire che a livello europeo questa distinzione è molto più debole che da noi, pur esistendo nei diversi ordinamenti, e da qualche anno ha avuto, a proposito di finanziamenti europei, ha avuto il riconoscimento, l'equiparazione del lavoro autonomo al lavoro, alla piccola impresa, alla piccola, piccolissima impresa. Dunque, da un certo punto di vista, a livello di finanza agevolata europea, si sta riscontrando un tentativo
questo sì veramente dell'ordinamento, di avvicinare il professionista alla piccola impresa. Quindi può darsi che l'evoluzione ci veda in queste condizioni. È però molto difficile perché quei famosi mezzi di produzione a cui si accennava prima non sono così semplici, perché oggi non vorrei che passasse l'illusione che basta veramente questo per fare tutto, perché un'impresa editoriale reale, un'impresa editoriale che stia sul mercato ha necessità di investimenti, di mezzi di produzione che non possono essere limitati a un telefono, a un piccolo computer, a una telecamera, devono essere per forza organizzati in un certo modo. E finché esisterà questa necessità di avere un'infrastruttura, io vedo abbastanza difficile l'integrazione, se non appunto nella compresenza nello stesso luogo di professionalità distinte, perché c'è quello che ha immaginato, costruito l'organizzazione e c'è quello che la sa far funzionare. Non è richiesto a me come professionista di saper fare l'imprenditore. A me è richiesto di dare delle risposte alle domande che mi vengono fatte, poi il cliente, nel mio caso, si muove in una determinata direzione. Ora, mi spiace di aver dato più che altro, di aver fatto più che altro della filosofia, ma vi assicuro che tuttora, a distanza di anni, una delle maggiori difficoltà che si incontrano è proprio quella di trovare un inquadramento corretto. Dunque, tutte le volte che ci troviamo di fronte, come è stato nel caso del dibattito odierno, a qualcosa che cerca di ridare delle definizioni, da un certo punto di vista siamo più soddisfatti, perché poi andremo a cercare di collocare le diverse vicende. Avrà successo questo tipo di definizione? Questo nessuno di noi lo può dire, perché dipende molto dalla sostenibilità economica, e la sostenibilità economica non la si vede fin quando non abbiamo dei casi concreti davanti che sono riusciti. L'economia è una scienza sperimentale, se non vediamo le cose come sono fatte non saremo mai in grado di stabilirlo, però almeno abbiamo qualche strumento in più anche sul piano delle definizioni. Grazie Lucio Pisi, io concluderei con Lazzaro, anche perché, come dire, mi corre l'obbligo, insomma, parliamo di imprenditoria, parliamo di giornalismo, e insomma il sindacato in tutto questo evidentemente deve per forza di cose approfondirlo, questo tipo di ragionamento, no? Ci sono dei problemi giuridici molto precisi, ce lo ha detto il tecnico, lo sapevamo già, però insomma ci sono anche delle urgenze, voglio dire, per la sopravvivenza delle persone, quindi è evidentemente una materia su cui bisogna lavorare. Mi piaceva lui quando diceva noi siamo fatti così, nel senso che siamo il prodotto di una serie di stratificazioni culturali, ambientali, giuridiche, economiche, e che però in questo momento sono sottoposte a questa tavola di cottura del digitale, che fa sì che forse alcune delle stratificazioni giuridiche, ambientali, economiche debbano essere un attimo rivista, e quindi questo è un tempo nel quale si prova a riformare un attimo l'ordine dei giornalisti, si prova a vedere se la differenza tra professionisti e pubblicisti ha senso, si prova a vedere se ad esempio sui professionisti non ci debba essere l'obbligo dell'esclusiva, proprio perché sta in un momento nel quale i professionisti perdono lavoro e quindi poi, diciamo, devono campare, per cui tu puoi anche decidere di fare 3 anni il commesso e poi magari il quarto anno ritorni a fare il giornalista, non per questo devi perdere il fatto di essere un professionista. Diciamo, ci sono delle regole, delle maglie che prima erano particolarmente strette, ma anche perché l'ambiente protetto nel quale vivevamo ci permetteva di poterle reggere, e che forse oggi, di fronte ai numeri, di fronte alla crisi, lei diceva giustamente, il nostro era un mestiere, eravamo dei professionisti, lavoratori subordinati. Adesso siamo professionisti, molto più spesso lavoratori autonomi. Tutti i dati ci dicono che 2/3 della categoria non è fatto da lavoratori subordinati, ma è fatto da lavoratori autonomi che poi si devono anche inventare in qualche modo imprenditori. Dal mio lato vedo 2 o 3 strumenti di azione importanti. Prima i giornalisti, il tema era come faccio il pezzo, come scrivo, come trovo la notizia. Oggi, dal nostro punto di vista, la prospettiva per una parte sempre più rilevante di noi è come creo una sostenibilità economica di quello che faccio. Quindi io devo capire se anche quello che faccio ha un rilievo di carattere economico e se da quel rilievo economico io riesco a produrre un reddito.
non deve essere più, diciamo, il lato economico qualcosa che non ci appartiene, né può essere semplicemente materia di direttori o può essere materia di editori, ma deve essere materia sempre più diffusa. Perché, diciamo, diceva il collega Toscano, io mi trovo di fronte alla concorrenza sleale di influencer, di cuochi, di pubblica amministrazione, però il tema, magari non ci devo fare dei soldi, ma il tema della sopravvivenza c'è, e quindi della sostenibilità economica dell'impresa, e che è anche il tema dell'USPI, perché l'USPI, dal lato dell'USPI, dice con questo contratto io stabilizzo e rendo i lavoratori subordinati e allo stesso tempo reggo la sostenibilità economica dell'impresa. Poi c'è il discorso di quale impresa e di quale lavoratore e di quale giornalista. E qui andiamo sull'altro tema fondamentale, che è quello dell'ambiente di lavoro. Dicevi bene tu, oggi abbiamo ambienti di lavoro sempre più misti, sempre più interconnessi, sempre più digitali, sempre più nei quali, diciamo, ritagliarsi uno spazio per dire ok, ma io la foto non la passo più, che era uno dei temi di quando ho iniziato, facevo gli stage alla Gazzetta del Mezzogiorno, perché sono un giornalista. Ma oggi ha senso? Scatti 20 foto, le mandi attraverso WhatsApp e puoi pubblicare in 2 secondi e mezzo e via così. Allora, ecco, gli strumenti di produzione che cambiano rendono anche diversa la tua percezione dell'impresa. E io da un punto di vista sindacale mi spengo oltre, anche perché è tema di questi giorni, tema anche di una riforma dell'Istituto Nazionale di Previdenza. I comunicatori li voglio prendere dentro il mio meccanismo o no? Gli ingegneri che scrivono l'algoritmo, che possono essere ripresi nella riforma dentro l'INPGI, ma alla fine possono essere dei giornalisti 3.0 o no? Qual è la difficoltà? Che non trovano la notizia? Ma mi permettono la mia notizia di essere individuata al Mugello piuttosto che a Sarzana, piuttosto che a Viareggio? Ma certo che sì. Me li porto nel mio ecosistema? Ma sì! E questa è la mia sfida, dire ok, anche se lui non ha scritto una riga, anche se magari non c'è di fronte a una partita di calcio non sa da dove iniziare, però se il suo lavoro all'interno di un lavoro collettivo, perché il nostro lavoro resta un lavoro collettivo, sempre, sia analogico sia digitale, è un lavoro collettivo, se quel tipo di competenza mi è utile per far sviluppare il mio prodotto, farlo sviluppare economicamente, farlo sviluppare socialmente, è una competenza che a me serve, per cui devo avere 5 definizioni che possono diventare 10, possono diventare 15, mi devo porre un limite. La cosa che conta per me, rispetto alla definizione dei vari ruoli, che io devo essere chiaro all'esterno. Un giornalista, quando fa il giornalista, lo dice e fa un giornalista. Se volta pagina o, diciamo, splitta lo schermo in due, diventa un comunicatore. Per me l'importante è che all'esterno e al cittadino, all'utente, sappia che in quel momento faccio il comunicatore. È importante la nitidezza della regola d'ingaggio, non il fatto che io abbia 2 giacche in un momento come questo, nel quale se io indosso sempre la stessa giacca, me la ritrovo dopo 15 lavaggi più corta, con le toppe e con i buchi. Allora io mi devo porre il tema sindacale. Questo collega arriva a fine mese? Ce la fa a campare? Ce la fa a resistere, ce la fa anche a trasformarsi, quindi il tema della formazione, perché è chiaro che noi tutti quanti abbiamo iniziato sulla macchina da scrivere. Quindi oggi basta? Mi arrivano le notifiche dal cellulare, mi basta la macchina da scrivere? No, certo. Allora io devo utilizzare questi strumenti per poter produrre reddito, vivere decentemente, farmi una famiglia e stare in un ecosistema che sia un ecosistema corretto. Chiudo. Rispetto, ad esempio, come riuscire a trarre anche dalle situazioni, dalle fughe, dalle vie di fuga, una certa soddisfazione da un punto di vista sindacale, mi auguro che tra un nuovo contratto che li definisce e allarga il perimetro dei subordinati e la partita IVA con tassazione al 15%, regime agevolato a 65.000 euro, dal settore spariscono finalmente i co-co-co. Che è stato uno dei gravi errori del contratto 2014 e che adesso veramente non vedo quale tipo di convenienza ci sia, sia dal lato della subordinazione sia dal lato del lavoro autonomo. Allora, come dire, sarà un effetto improprio di questo nuovo, sistema di carattere fiscale, però cerchiamo di portare a casa una cosa utile, che è l'eliminazione di una figura che non doveva stare dentro un contratto di subordinazione, che è quella del co-co-co, per pulire il mercato del lavoro e avere almeno dei pilastri che siano molto ben definiti, il lavoro subordinato all'interno di questi 3 contratti e il lavoro autonomo
pagato con un regime fiscale molto molto conveniente che farà concorrenza al lavoro subordinato, ma almeno escludiamo il lavoro parasubordinato. Bene, bene, grazie mille a quest'ultimo intervento e a tutti gli interventi, quindi grazie ai nostri relatori, Luigi Copisi, Lazzaro Pappagallo, Davide De Crescenzo, sì, buonanotte, Davide De Crescenzo, Daniele Reali e Saverio Zeni, poi Enrico Anghilante che è stato con noi e poi è uscito, grazie a voi di essere stati qui con noi, domani torna Digit, ci occuperemo di tante cose, fra cui i commenti malevoli che saranno subito il primo argomento della giornata e poi una lunga corsa per parlare di algoritmi e di come ci si può difendere e disobbedire agli algoritmi e vivere felici. Ce lo dirà sia un giornalista che uno scienziato e quindi lo vedremo da tutti e due i punti di vista. Poi nel pomeriggio un 4 ore di ontologia, ma in realtà insomma continueremo a parlare di cose molto stringenti, credo che non vi faremo annoiare, parleremo appunto di come da un archivio si possano ricavare notizie che sono molto più interessanti persino di un'inchiesta giornalistica, e questo l'hanno fatto gli scrittori che hanno scritto un libro che si chiama Depistaggi e che vedremo e sentiremo con noi. Parleremo di gig economy o di gig economy, come si voglia definire, che è poi l'economia dei lavoretti, che sta dentro tutte le cose che abbiamo detto anche oggi evidentemente e che fa parte del nostro mondo. Parleremo di tutte queste cose, parleremo con Mario Tedeschini Lalli del suo progetto e di come quel progetto stia appunto nel diritto all'oblio, perché così lo definiamo, ma insomma è tutta un'altra roba, e della memoria. Insomma, ci sono tanti argomenti. Grazie a voi e a domani.